lo sguardo pieno di perplesso, l'indispetto e bisbiglio. Signore, a noi credo che volesse essere... Cosa leggi? Un cavallo per sognare. Bello, interessante. Però c'è un problema, che dobbiamo fare i compiti. Oggi è sabato e bisogna fare i compiti, così domani abbiamo la domenica libera e non abbiamo impegni. No. Sì. Non va. Dai Vanessa, dobbiamo fare i compiti. Allora, appena abbiamo finito di fare i compiti, usciamo, andiamo al Toys e prendiamo un giochino. Va bene? Che da un po' che non andiamo al Toys. Anzi, possiamo vedere se ci sono delle cose di Halloween da comprare, eh? Okay, ma quanti compiti devo fare? Il più possibile, Vane. Tutti. Vanessa, è così da sempre, lo sai. Purtroppo ci sono i compiti e poi tu ne hai anche tanti. Anzi, adesso mi fai vedere sul diario cosa c'è e controlliamo, verifichiamo anche sul registro elettronico. Lo so, leggerai stasera. Vado a dirlo anche ad Anastasia. Comincia a prendere il diario, ok? Ok. Ani? Sì? Ascoltami, come ho detto anche a Vanessa. Che bel disegno, amore, ma sono per me i cuoricini. Lo sapevo, amore, sei sempre dolcissima tu. Ascoltami, va, Ani, dobbiamo fare i compiti perché ho pensato che si può andare al Toys a vedere se ci sono gli allestimenti per Halloween. Ok, chiudi gli occhi. Brava, tu sei quella che dice... Chiudi gli occhi. Chiudo gli occhi, va bene. Dammi la mano, Alice, non devi vedere. Lo dobbiamo andare, ho paura. Ho paura, tu mi fai sempre queste cose strane. Prendi. Cos'è? Che cos'è? Tira. Non l'hai fatto, non l'hai fatto. Ma che sei monella? Dove l'hai trovato? Riproviamo. Cosa riproviamo? No, no, grazie. Riproviamo con te, va? Prendi, vuoi una cicca, amore? Sì. Vuoi rinfrescarti l'alito? Va, ma perché mi devo fare? Non funziona più la sala. Ascoltami, ho detto anche a Vane che appena finite i compiti andiamo al Toys e vediamo se ci sono degli allestimenti per Halloween. Allora, chiudi gli occhi. Oh! Andiamo. Ma che tu mi fai sbattere, aiuto, ho paura. Dove sei andata? Oh, Anastasia. Mi? Cosa faccio, rimango qui? Sì, tieni. Due? Apri. Ah! Dio mio! Ciao amore! Ciao amore della mamma! E questo, grazie! Amore, me l'hai fatto tu! Ma sei carinissimo! Amore, grazie! Però adesso dovete fare i compiti. È bellissimo, amore. Adesso dovete fare i compiti. Non andremo mai al Toys, te lo dico già. Allora, andate a prendere il diario, così verifichiamo sia sul diario che sul registro elettronico quanti compiti avete e si parte. Sto andando. E un'altra. Vai. Gli zaini sono dentro la dispensa. Prendere gli zaini e controlliamo. Dai. Guarda che magia. Vediamo che magia. Wow, bravissima, così mi piaci. Attiva, svelta, dinamica. Come piace a te, Vanessa. Allora, dai, tirate fuori i diari. Vediamo che magia. Mamma, bravissima. Sei un mago eccellente. Perfetto. Voglio il diario. Non funziona più, Anastasia. Si può buttare quella chewing gum? Perché è rotta. Ah, no, funziona. Guarda, prendi. Ah, insomma, mi devo far male. Ah, yeah. Contenta adesso? Contenta? Diario, ragazzi, il Toys tra un'ora e mezza chiude. Questo si metteva qui, poi lo mettevi qui, sì? E qualcuno diceva una caramella e l'altro diceva sì. Ma che paura, che oca. Sì, va bene, dai, prendilo il diario, per favore. Cominciamo? Aia. Ma fa male. Vuoi provare? No. Ma non fa male, non senti niente. Voglio provare io. Non si sente niente. Certo. Voglio i diari tra 3, 2, 1. Qual è l'astuccio? Vieni! Anastasia! Vieni! A
Allora, per il 2 ottobre studiamo matematica, non studiare. Pagina 12, esercizio, non pagina, 149 e 150. Okay. Allenarsi a leggere. I numeri. Perché che numeri avete fatto? No, allenarsi a leggere. Allenarsi a leggere i numeri. A leggere. Mi sembra che sul registro elettronico ci sia scritto i numeri. Avete fatto dei numeri molto grandi? Milione e miliardi. Milioni e miliardi, perfetto. Allora, scusate una... Aspetta un secondo. Matematica, studiare, completare sul quaderno. Il libro verde italiano, completare. Ma quanto non ce la farai mai alla sala a vedere al Toys. Scelte di passare bene gli esercizi viventi e il ciclo non gli esercizi viventi, gli esseri viventi. Poi bellissima. Portare un quaderno progettito di scienze e portare una tovagliota per merenda. Ma c'erano già scritte. Ma Anastasia, sei indietro. Ma sei in papà. Cioè, tu hai tutto questo più questo? Sì. Sei contenta? No. Ah, ecco. Perché hai tantissimo. Io. Vabbè, ma tu devi copiare anche tu copia. Ce li hai, Mercoledì geografia, studiare pagina 90, esercizi pagina 208, inglese, completare scheda sul quaderno. Storia, poi giovedì, per storia, giovedì. Pagina 456. Poi scienze per venerdì. E geografia non c'è? Ce l'avrai sul registro elettronico. Cioè, Vanessa, hai da studiare tutta la settimana, eh? Bene, bella settimana impegnativa, Vanessa. Pronti, partenza via per te. Mentre tu... Solo lunedì? Comincio a fare lunedì. Ma c'è copiare in bella copia la descrizione, non c'ho voglia. Te la devi far venire la voglia. Cioè, non è che te la posso fare io, eh? Fatti venire la voglia perché dobbiamo andare al Toys. Prima faccio testi, poi studio. Prima fai i testi e poi studi. Studiare pagina 12. Bene, comincia a fare testi e poi matematica. Mentre tu cosa stai dopo facendo? Dopo aver letto le prime righe di questa. Ok, Anastasia, una ascoltami. Anastasia, ascoltami. Adesso io non vi devo riprendere mentre fate i compiti. Adesso io. Anastasia! La senti questa voce? È tua madre che ti chiama dall'alto dei cieli. Secondo me è qualche venerdì che gli manca. Va bene. Cucciolini, nonostante io continui a dire ad Anastasia di ascoltarmi, lei non mi ascolta. Comunque, adesso Vanessa... Ma dove sei? Ma dove sei? Ma sembri una foca. Ma tu non sei una bambina tanto, tanto, tanto in quadra. Comunque, dicevo, cucciolini... Cosa hai finito il libro? Cucciolini, avete visto quanti compiti hanno sia Vanessa che Anastasia? Soprattutto Vanessa ha da studiare. Sto parlando! Ma voi interrompete i vostri genitori così mentre parlano? Comunque, stavo dicendo che Vanessa ha da studiare, come sempre, tutta la settimana. Quindi adesso io andrò a fare le mie cosine mentre loro faranno i compiti. Dopodiché andremo al Toys e sceglieremo qualche allestimento per Halloween. Perché sicuramente ci sarà già tutto. E voi, cucciolini e cuccioline, avete deciso cosa farete per Halloween? E soprattutto scrivetemi nei commenti se anche voi nel fine settimana siete pieni di compiti. Devo chiedermi una cosa. Perché se l'ho già fatto, se l'ha sparita, che dovevo fare? Guarda, allora matematica, studiare, completare sul quaderno gli esercizi sulle addizioni. Ma le devi studiare, tu le hai completate, adesso le devi studiare, capito? Quindi devi sapere quali sono le parti sotto, lo so che lo sai. Tipo? Però qua ci sono delle definizioni, qua ci sono delle definizioni che tu devi sapere. Quindi le parole sopra, sotto, dentro, fuori, davanti, dietro, vicino e lontano si usano per descrivere la posizione tipo, di qualcuno davanti a te. O di qualcosa nello spazio. Sì, ma devi sapere la definizione, ok? Adesso, va bene, Anastasia. Questo aspetta, questo sopra. Sì,
Quindi indicano la posizione di una persona o di una cosa nello spazio. Sai cos'è lo spazio? Lo spazio è un'area che ti circonda. Cioè tu adesso in questa stanza, in questa cucina, sei dentro uno spazio, ok? Se vai in giardino sei dentro uno spazio esterno. Questo è uno spazio interno. Perfetto. No, non hai capito niente. Chiudi. Guarda che poi ti interrogo, eh. Chiudo. Devi sapere la definizione, quella sottolineata. Queste le devi sapere. Io dopo ti interrogo, se non le sai non vieni al Toys. Quindi Vanessa è già, ha già iniziato. Ragazze, io vado a stendere e a ritirare i panni, va bene? Tra un'ora, un'ora e mezza il Toys chiude, quindi se riusciamo a fare in tempo andiamo, va bene? Allora, io adesso vado, mi raccomando, studiate! Ok, tempo quasi finito. Va bene, anche tu Vane, mi raccomando, non ti distrarre, eh? A dopo! Perché non ho voglia, ce li ho sempre sabato e la domenica. E poi alle 4:30 quando esco ho sempre compiti da fare. E voi ragazzi, a che ora uscite da scuola? E quando uscite avete compiti da fare? Scrivetelo nei commenti. Devi fare i compiti, se no non ci porta il Toys. Se lo vado a dire alla mamma. Mamma! Adesso non fai compiti. Ma no, sì che li sta facendo. Lo sa che dobbiamo andare al Toys, se non li fa non la porto, eh. Cosa sta facendo? Sta giocando con le gaspe. Oddio mio, adesso vengo giù e vediamo se sta facendo i compiti oppure no, ok? Ok. Tu li stai facendo? Sì. Sei sicura? Sì. Ti manca molto? Poco? Sì. Ok. Devo fare una scheda, poi faccio un'altra e poi faccio un libro e ho finito. Bravissima, dai, dai, su ragazze che dobbiamo andare a prendere i giochini. Sì, non siete contente? Forza. Andiamo a vedere Vanessa che cosa sta facendo, dai. Vane. Mi ha detto tua sorella che non stai facendo i compiti. Non è vero. Che stai giocando con Gasper. Non è vero. Sei sicura, Vanessa? Che sì. Stai... Guarda che non ti porto al Toys, se non fai i compiti. Lezione di canto? Ti stai allenando? Ottimo, direi. Mi raccomando, guarda che dopo controllo e verifico tutto, Ok. Però mamma non stava facendo i compiti, ti prendi in giro perché io li stavo facendo. Non è vero, sei una bugiarda spiona. No, sei tu una bugiarda. No, tu. No, tu. No, tu. Allora, tu. Ehi. Tu. Non litigate. Non litigate. Anastasia, non litigate. Non so chi di voi sta dicendo la verità. L'importante... Io. Io. Guarda, ma... Ok. Guarda lei. Guarda. Va bene, ascoltatemi, ho detto che l'importante è che voi abbiate finito tutti i compiti, tu tutto quello che c'è e tu anche, altrimenti non si va da nessuna parte. Io devo fare questo, questo e va bene. L'altro ho finito. Sì, sì, ok, io continuo a terminare quello che stavo facendo, tra un'ora e mezza il Toys chiude, anzi forse anche meno adesso, e quindi dipende tutto da voi, se andare oppure no. Guarda, a prendere quelle cose. Io ritorno a fare quello che stavo facendo, bambine, mi raccomando, non vi voglio sentir litigare, eh? Altrimenti cambiate stanza, una delle due va da un'altra parte. Lei. Ragazzi, Anastasia è una bugiarda e una spiona. E voi ragazzi, avete un fratello o una sorella che si comporta male con voi? Scrivetelo nei commenti. Ma sono adesso veramente molto arrabbiata. Ma adesso mi vendico io. La mia vendetta inizia, non vedo l'ora.
Che cosa si posso usare? Anni? Sì? Vogliamo fare pace? Ok. Senti Anni, visto che abbiamo fatto pace, ti voglio fare un regalino. Vuoi mettere il mio cappello bianco, quello nuovo per andare al Toys? Sì, grazie! Figurati, non c'è di che. Ho portato il cappello. Schiuma da barba. Ma Vanessa, ma perché l'hai fatto? Spiegami perché l'hai fatto. Lo sai che adesso devo lavarle i capelli e non possiamo più andare al Toys. Guarda, Vanessa, sei in castigo. Tu stasera finisci a casa della nonna e io porto Anastasia al Toys a comprare tutti i giochini che vuole. Vai a studiare! Mamma, no, io volevo vendicarmi perché ti dice un sacco di bugie e dice che io non faccio i compiti, ma invece volevo solo andare un attimo a giocare con Gaspe perché mi agolava. Questo non è una scusa, non sono modi per risolvere i problemi. I problemi si risolvono parlando con le persone. Adesso tu vieni con me e andiamo immediatamente a lavarci i capelli. Vai a prepararti lo zaino perché tu stasera finisci dalla nonna. Mentre noi andiamo a comprare tutti i giochini al Toys che vuoi, sì. Ok? Sì. Mi dispiace, vai. Ma io dico, ma veramente, ma voi due ce la fate a farmi stare tranquilla almeno il sabato pomeriggio? Tu Anastasia, scusa, sollevati un secondo però, non devi fare la spia. Da una parte ha ragione, non devi fare la spia. Se lei non fa i compiti, poi ci penso io perché tanto me ne rendo conto, ok? Perché poi si arrabbia e ti fai dispetti. Ok. Ok, capelli lavati, adesso li asciughiamo e poi andiamo a vedere se tua sorella ha fatto lo zaino. Mi dispiace, ti dico la verità, metterla in castigo, però è giusto che sia così. Perché quando si fa una cosa sbagliata bisogna essere castigati. Allora, ho preso lo zainetto ed è quello che userà Vanessa per andare dalla nonna. Perché, guarda, mi dispiace ma è in castigo. Ah, eccoti. Hai finito i compiti? Sì. Ok, allora adesso sai cosa facciamo? Ti prepari lo zainetto. Però prima devo chiamare la nonna perché devo sapere anche se lei non ha degli impegni. Ok? Okay. E noi ce ne andiamo al Toys. Mm. Ma hai già messo tu lo zaino in macchina? Perché sì. Non lo trovo. Ok, arrivo. Siamo arrivati. Vane, prendi lo zainetto. Ma c'è anche lo zaino di Anastasia. Come mai c'è il tuo zainetto? Perché tu sempre quando dici basta, la casa è piena di giochi, ora basta comprare giochi, allora ho deciso anch'io di andare a casa della nonna. No, hai preferito andare dalla nonna, ma che brava che sei. Allora, io in realtà volevo prendere qualcosa per Halloween, però mi piace questa tua scelta e quindi va bene. Allora, vuol dire che stasera ho la serata libera? Ho la serata libera? Non ci siete né tu e né tu? Va bene, benissimo. Allora dai, prendi lo zainetto, andiamo dalla nonna a raccontare cosa è successo e poi io me ne vado. Siete pronte? Non fate impazzire la nonna allora, Mi raccomando, fate le brave. Eccoci arrivati, non c'è nessuno, strano. Molto strano, eccoci. Buongiorno. Guarda che anche lei, di nascosto, si è preparata lo zainetto ed è voluta venire qua. Ah, che cosa avete combinato? Tutte e due un po', in effetti. Avete fatto arrabbiare la mamma, vi siete fatti i dispetti? Sì, sì, adesso ti racconto. Mannaggia. Beh, io sono contenta però. Infatti, così anch'io, ho la serata libera. Così sono venuta a dormire da me. Hai visto? Che bello. Che meraviglia. Così la mamma Romina si riposa un po'. Certo. Anche giusto, dai. Certo. Praticamente, cosa è successo? È successo che dovevano studiare, Vanessa non studiava, Anastasia è venuta a dirmelo, quindi ha fatto un pochino la spia. Anna, Vanessa si è arrabbiata e gli ha riempito il cappello di schiuma da barba di papà William e gliel'ha buttato in testa pieno di schiuma da barba. Il papà si è arrabbiato? No, il papà non c'era. L'ho dovuto lavare i capelli e l'ho messo in castigo. Ecco. Va bene, bimbe, io vi saluto perché vado a fare la spesa, allora a questo punto. Ci vediamo domani. Fate le brave, Sì, cucciolini e cucciolini, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao! Ciao!